Ah regà, in questo video sono presenti parole brutte, quindi se siete sensibili chiudetelo subito. Detto questo, buona visione. Dio un... No, non posso dirlo questo. Salve a tutti ragazzi, sono sempre io Menz, benvenuti in questo nuovo video. Purtroppo questo sarà un video di merda, ma veramente di merda, perché non ho la voce. Sono le 3 del mattino e l'argomento di cui voglio parlare è uno schifo, perché sì, vi voglio parlare dei VGX. Permettimi, scuso ancora se la voce è quella che è, ma volevo fare questo video e lo farò lo stesso. Mannaggia! VGX, che secondo me sono stati veramente fatti col culo. Come sarebbe a dire col culo? Sì ragazzi, perché veramente non sono d'accordo su veramente molte nomination e soprattutto non sono d'accordo su molte volte vittorie. Scusate se guardo qui, ma molto spesso dovrò guardare lo schermo appunto per le nomination e non me le ricordo assolutamente tutte. Ragazzi, mi scuso ancora veramente per la qualità del video che sarà, perché faccio apposta questo video così di merda per un argomento di merda che mi ha fatto veramente molto incazzare, quindi cercate di capire anche, diciamo, per mettermi meglio nella parte dello schifo. Per fare questo video di merda c'è bisogno di una merda, e quindi io in questo momento sono la merda vivente. Quindi partiamo subito con il primo gruppo di nomination. C'era una lotta in questo gruppo per la peggiore mignotta. Allora c'era Lara Croft per Tomb Raider, c'era Elizabeth di Bioshock Infinite, c'era Cicciolina e c'era anche la mia favorita, c'era la moglie di Ponzio. Purtroppo ha perso, ha vinto Cicciolina, ma noi sappiamo tutti che... La moglie di Ponzio è una mignotta, io so che lei lo sa. La moglie di Ponzio è una gran troia. Le nomination comunque delle cose, delle... Allora, Best Voice Actress, le nomination, c'era Ellen Page che ha dato la voce a Jodie Holmes, Camilla Luddington che ha dato la voce a Lara Croft, Courtney Draper a Elizabeth e la vincitrice Ashley Johnson che ha dato la voce a Ellie di The Last of Us. Andiamo avanti, molto così spicci. Gioco portatile, vince The Legend of Zelda A Link Between Worlds, sconfiggendo il Poker dei Gazzi di Tearaway, Pokémon XY e Animal Crossing New Leaf. Scusate se guardo, ma qui proprio questo video vuole essere così oggi. Best PlayStation Game. Allora, nelle nomination c'era Tomb Raider, The Last of Us, Rayman Legends e Grand Theft Auto 5. Fortunatamente ha vinto il mio gioco dell'anno. Qui ha vinto The Last of Us. Ragazzi, se avete comunque bisogno di chiarimenti, chiedetemelo nei commenti. Sarò lieto, veramente lietissimo, di darvele. Passiamo dunque al Best Driving Game. Molto interessante. Vince Forza Motorsport 5 su Need for Speed Rivals, Grid 2 e Formula 1 2013. Forza Motorsport 5 che ovviamente io non ho provato. Best Independent Game vince Gone Home, sconfiggendo Kentucky Road Zero, Papers, Please e The Stanley Parable. Di questi ho provato solo The Stanley Parable, veramente molto interessante, ve lo consiglio a tutti quanti, perché tratta veramente di tematiche veramente interessanti riguardante comunque la vita quotidiana, ve lo consiglio molto. Andando avanti, cioè, parliamo del best shooter. Questa cosa è incredibile, è pazzesca. Cioè, fidete, è pazzesca. Allora, in nomination abbiamo Battlefield 4, che ci sta, cazzo, Call of Duty Ghosts, Metro Last Light, così, e Bioshock Infinite. Qua direi, a posto, Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, Bioshock Infinite, ha vinto Bioshock Infinite. Bioshock Infinite come best shooter, che sono due cose differenti, non c'è manco il multiplayer in Bioshock Infinite, capiamoci di cosa stiamo parlando. Chi ha fatto queste nomination? Addirittura ha vinto. Beh, sono contento che ha vinto qualcosa Bioshock Infinite, perché si sta dimostrando veramente un bel gioco, ma best shooter, oh, what the fuck.
Best Song in a Game. Vince Will the Circle Be Unbroken in Bioshock Infinite, contro Survival di Eminem in Call of Duty Ghosts, contro Sleepwalking di GTA 5, contro ADHD in sempre in GTA 5. Io qui, ragazzi, non sto neanche qui a soffermarmi. Se avete comunque bisogno di chiarimenti, chiedetemelo nei commenti. Best Voice Actor. Vince Troy Baker per la voce di Joel. Contro Troy Baker, contro V, quindi vince contro se stesso per la voce di Booker DeWitt, sono contento per lui. Contro Steve Hodge, come la voce di Trevor Phillips, e William Dafoe, che tutti conosciamo, grande attore, come la voce di Nathan Dawkins in Beyond Two Souls. Best PC Game, vince su tutti Gone Home, sconfiggendo Papers, Please, The Stanley Parable, ancora loro due, e Battlefield 4. Quindi vince un indie praticamente, il Best PC Game. Ne sono contento per la casa produttrice comunque. Best Xbox Game, signori. Bioshock Infinite, Brothers, A Tales of Two Sons, Grand Theft Auto 5 e Tomb Raider. Ha vinto un indie, Brothers, A Tale of Two Sons. Facciamoci delle domande, ragazzi, se non ha vinto né Bioshock Infinite, né GTA 5, né Tomb Raider, ma ha vinto un indie come miglior gioco per Xbox 360. Grazie loro. Best Fighting Game, con molta, diciamo, magari molti lo odiano, molti dicono che non se l'è meritato, io non li ho giocati, quindi non posso dirvi niente, sto qui a farvi una lista come un povero coglione, mi sembra giusto, mi sembra giusto. Le nomination erano tra Divekick, Injustice Gods Among Us, provato veramente da tantissimi, Killer Instinct e Tekken Revolution, e su tutti ha dominato Injustice Gods Among Us. Best Sport Game, su tutti ha dominato NBA 2014, sconfiggendo NHL 14, ok su ghiaccio, MLB 13 The Show, baseball, FIFA 14 che mi soddisfa e non, più non, perché veramente lo script è esagerato, ma comunque purtroppo non ho provato NBA, volevo provarlo su PlayStation 4, adesso vedrò che fare. Oh, Studio of the Year. Qua sono molto contento di annunciarvi Irrational Games, Naughty Dog, Rockstar North, The Fulbright Company. Allora, Irrational Games, Bioshock Infinite, Naughty Dog, The Last of Us, Rockstar North, GTA 5 e The Fulbright Company, Indie, Gone Home. Ha vinto Naughty Dog, sono veramente, veramente contento perché hanno fatto veramente un ottimo lavoro, ragazzi. Chi non conosce The Last of Us in questo periodo? Chi non conosce The Last of Us? Un gioco perfetto, secondo me. Perfetto su quasi tutti i punti di vista. Sotto tutti i punti di vista. E magari ne parliamo dopo, per il gioco dell'anno. Ma sono contento che Naughty Dog si sia portato avanti, si sia portato a casa questo premio. Andiamo avanti con Best Soundtrack. Vince Grand Theft Auto su Ni No Kuni, The Last of Us e Bioshock Infinite, quindi la soundtrack di GTA le ha sconfitte tutte. Best Casual Game, qua sono lieto di annunciarvi che ha vinto Animal Crossing New Leaf contro Disney Infinity, Plants vs Zombie e Skylanders. Già da quando è uscito Animal Crossing comunque ha avuto molto successo, eh sì, è un casual game, quindi sono veramente a favore di questa vittoria, almeno questa sono contento. Per questa vittoria sono molto contento. Best Nintendo Game, Pikmin 3, Rayman Legends, Super Mario 3D World, The Wonderful 101. Vince, spodestando tutti, Super Mario 3D World. Io purtroppo ho giocato solo a Rayman Legends, mi è piaciucchiato. Non so perché, ma stavo male mentre ci giocavo. Forse il fatto di andare da una parte all'altra, troppi colori, e mi è piaciuto abbastanza. Super Mario 3D World sembra veramente, veramente promettere bene. Purtroppo non ho Wii U, vedrò di recuperarlo in qualche modo. Ok, Best DLC. C'è Borderlands 2, Tiny Tina, Assault on Dragon Keep, Dishonored, The Knife, Dunwall, Far Cry 3, Blood Dragon e Mass Effect 3, Citadel. Allora, qui non sono d'accordo. Non sono d'accordo per il lavoro che c'è stato dietro questi DLC. Allora, me ne fotto totalmente di Borderlands 2 e di Mass Effect 3. Parliamo invece di Far Cry 3, Blood Dragon e Dishonored, The Knife of Dunwall.
Dishonored meritava questo premio, sotto tutti i punti di vista. Sembra un po' Conte, sotto tutti i punti di vista. Dishonored, il lavoro che hanno fatto comunque i creatori di Dishonored, anche su DLC, è eccezionale. Si vede totalmente che sul DLC di Dishonored c'è un lavoro dietro, uno sviluppo, un qualcosa in più. E Dishonored, The Knife of Dunwall, è veramente, veramente bello, bello come il gioco. Mentre Far Cry Blood Dragon è quasi un gioco a sé stante. Non è proprio, forse neanche da considerarsi DLC. E poi di buono, sa, tutto quel. Non mi piacciono queste cose. Le odio con tutto il mio cuore. Saranno i miei gusti. Voi fatemi sapere se avete giocato Blood Dragon. Ma a me veramente. Non mi è piaciuto, non mi piace il genere, non mi piace lo stile e quindi di conseguenza non può piacermi il DLC. Magari sì, c'è stato un buon lavoro dietro, ma non lo so. È una cosa a sé stante, mentre il DLC di The Knife of Dunwall è un DLC. Blood Dragon è più una cosa a sé stante. Poi passiamo al Best RPG. Qui molti saranno d'accordo, molti no, ma ha vinto Ni No Kuni Wrath of the White Witch su Pokémon X e Y. Fire Emblem Awakening e Final Fantasy Online, Ariel Reborn. E allora io ho giocato solo a Ni No Kuni e mi è piaciuto per metà. Gioco che a un certo punto diventa noioso, con musiche veramente abbastanza buone, un sistema di combattimento scopiazzato dai Pokémon. Con un sistema di combattimento sempre a turni, ma in combattimento in tempo reale, è una cosa un ibrido, bisognerebbe vederlo per capirlo. Niente, c'ha i suoi punti negativi, c'ha molti punti negativi, molti punti positivi. Io l'ho platinato, non ha laggato una volta. E tecnicamente ci siamo, il mondo di gioco è perfetto, secondo me. Però insomma, forse Pokémon X e Y, cioè, ha vinto qualcosa che ha scopiazzato un po' i Pokémon. Ha sconfitto i Pokémon, poi comunque Fire Emblem Awakening me ne parlano veramente molto bene. E io ho giocato solo Ni No Kuni, non posso dire di essere d'accordo o meno, perché comunque Ni No Kuni non è perfetto, non è assolutamente perfetto, quindi e bisognerebbe provare anche gli altri. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Best Action Adventure Game, ragazzi, ci stiamo avvicinando, veramente ci stiamo avvicinando alla fine. Tomb Raider, The Last of Us, GTA 5, Assassin's Creed Black Flag. Il vincitore è Assassin's Creed Black Flag. Ogni anno Assassin's Creed vince un premio. Non si sa come mai. Ogni anno è almeno in una nomination e ogni anno vince. Ogni anno vince qualcosa. E quest'anno ha vinto il Best Adventure Game. Io l'avrei dato tutta la vita a The Last of Us. Avrei dato qualunque premio a The Last of Us. Anche miglior RPG. Anche migliore DLC. Non so. Va bene, ragazzi, ci stiamo avvicinando veramente alla fine. Best Mobile Game vince Piante vs Zombie contro Ridiculous Fishing, solo se si chiama così come fa a vincere, Infinity Blade 3 e Angry Birds Star Wars. Andiamo avanti con Character of the Year e credo il personaggio dell'anno, Lara Croft, Trevor Phillips, The Lutece Twins, Bioshock Infinite, Trevor Phillips ovviamente GTA 5, Lara Croft di Tomb Raider, The Lutece Twins di Bioshock Infinite, e Nine e Nia di Brothers A Tales of Two Sons, e vince The Lutece Twins di Bioshock Infinite. Per chi ha giocato saprà di cosa parlo, perché ha giocato Bioshock Infinite. Passiamo al Most Anticipated Game, signori, dove troviamo Destiny, Titanfall, South Park The Stick of Truth, così a caso ci mettiamo South Park, The Witcher 3 e Watch Dogs. Allora, incredibilmente io non attendo nessuno di questi giochi, perché Watch Dogs ormai l'ho già visto tutto, con tutti i trailer che ci hanno scritto, mandato, inviato. The Witcher 3 in generale mi interessa, ma non so niente. E South Park, sti che non frega un cazzo, mentre gli altri due, Destiny e Titanfall, non mi interessano. Quello che aspetto io è Thief e The Order. Quei due lì sono pazzeschi, veramente. Li sto attendendo davvero, davvero tanto. Stasera mi sento un po' catafratto. Che stavamo a D quindi? Sì, stavamo parlando dei giochi più attesi comunque dell'anno, quindi vince Titanfall su Destiny, South Park, The Witcher 3 e Watch Dogs. Come vi ho già detto, praticamente, scusate, sono altri i giochi che attendo io, anche se Destiny è un'esclusiva, PS4 e Titanfall Xbox One,
Non so se riproverò perché non mi piace il genere, un po' come Blood Dragon, questi non mi piacciono anche se sono comunque diversi. Bene ragazzi, passiamo, diciamo, al pacchetto veramente quello più importante, perché siamo arrivati finalmente al Game of the Year. Sì, signori, come sappiamo tutti, le nomination sono Bioshock Infinite della 2K Games, GTA 5 della Rockstar, Super Mario 3D World della Nintendo, The Last of Us della Sony, della Naughty Dog ovviamente. Vabbè, Sony, c'è anche Sony, non è che ho detto una cagata, però l'hanno fatto Naughty Dog. E Tomb Raider, Crystal Dynamics, Square Enix, ci siamo. Allora non sono d'accordo purtroppo sul vincitore. Perché il vincitore di questo premio, diciamo il premio più ambito da tutti, il Game of the Year, cazzo, il gioco dell'anno. Il gioco dell'anno l'ha vinto GTA 5. Allora, ragazzi, qui bisogna fare veramente un discorso importante. Allora, io volevo vincesse The Last of Us. Volevo vincesse The Last of Us, ma ero conscio, sapevo al 100% che l'avrebbe vinto GTA 5. Perché? Allora, innanzitutto perché The Last of Us ha vinto miglior gioco per PlayStation 3. Quindi è difficile che possa vincere così due premi. Ma no, il fatto non è proprio questo. Il fatto è che The Last of Us è un'esclusiva e quindi in generale non ha fatto tutto il successo che ha avuto GTA. GTA è universale. Quando esce GTA monopolizza le persone praticamente, perché esce GTA, ti vai a comprare GTA, te lo giochi, ma ha comprato tutti i GTA. GTA è su larga scala, non è come The Last of Us che l'hanno giocato i possessori di PlayStation 3. GTA l'hanno giocato tutti, tutti. Però c'è da dire che The Last of Us è perfetto, The Last of Us è magnifico. E quindi per il Game of the Year secondo me non bisogna vedere il discorso che ho appena fatto di GTA 5, bisogna vedere cazzo com'è il gioco. Ma da GTA è bello GTA, perché è bello? O possiamo dire che è brutto GTA? GTA è bello, tecnicamente bello, cazzo, un'ambientazione assurda. Mi ha deluso un po' la storia, devo dire. Il finale, qualche scelta in generale. The Last of Us, perfetto. C'è solo da dire perfetto. E secondo me doveva vincere questo. Doveva vincere The Last of Us, il gioco dell'anno, ricordiamocelo. Ragazzi, questo video finisce qui perché sto veramente male, sto morendo probabilmente. Se non la smetto qui muoio ora. E so che questo video sarà uno schifo. Probabilmente la mia idea era proprio questa. Era questa, quella di fare un video del cazzo, perché è una buffonata questa. Io spero che voi siete arrivati fino in fondo, perché tutte queste nomination sono tutte delle buffonate. Sono tutte delle buffonate. Non vince in realtà chi se lo merita veramente. A parte in qualche caso è tutta una buffonata. È tutta una buffonata. Alla prossima. Lasciate, non so, un mi piace. Fatemi sapere cosa ne pensate voi delle nomination, di chi ha vinto in realtà, di chi vi aspettavate vincesse. Questo uso di tempi verbali assurdo, pazzesco, alle 4 del mattino con la morte vicino alla gola. Ragazzi, ci vediamo nel prossimo video. Ricordate, questo video l'ho fatto apposta, in questo modo scabroso. Vi voglio bene. Un bacione alla mamma, California. E al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi.